Presidente, non accettiamo la riformulazione e, se permette, vorrei spiegare il perché. Prego, Rodrigo. Negli impegni viene eliminata la parte in cui si dice ad attivare ogni intervento utile affinché tali opere non debbano subire ulteriori ritardi nella fase di programmazione e realizzazione, come se non fosse una priorità. Intanto parliamo sempre di un ordine del giorno e si parla solo di valutare l'opportunità di, ma si sa, Presidente, la politica è una questione di priorità. Per noi è una priorità intervenire su quelle che sono, su quelli che sono i problemi infrastrutturali storici della Calabria. Per questa maggioranza e questo governo è prioritario inventarsi un ponte che già, come detto in passato, ci è costato solo di annunci miliardi di euro. Però vede, Presidente, poco fa, durante l'intervento del collega Iaria, qualche collega della maggioranza si è permesso anche di ridere e fare un applauso sarcastico quando il collega ha detto che uno dei più grandi interventi sui ponti è stato fatto dall'allora ministro Toninelli. E vorrei chiedere a questa maggioranza che cosa c'è da ridere su questo. Che cosa c'è da ridere su questo? Intanto perché è la verità. Poi, mentre noi, Presidente, durante il governo Conte 1 col ministro Toninelli pensavamo a risolvere i problemi storici della Calabria, abbiamo ad esempio riaperto una strada che isolava un'intera comunità, una semplice strada provinciale chiusa da 3 anni, una semplice strada provinciale l'abbiamo riaperta grazie all'intervento del ministro Laioppolo Coccorino. Abbiamo sbloccato ed evitato che andavano persi 18 milioni di euro per il porto di Vibo Marina. Abbiamo ripristinato la stazione di Vibo Pizzo, mentre il ministro Salvini ai tempi era in giro a fare campagna elettorale. Noi pensavamo a introdurre per la prima volta in Calabria il Freccia Rossa, a Sibari il Freccia Argento, cosa che non c'era mai stata. Abbiamo iniziato per la prima volta i lavori di elettrificazione della rete Sibari-Crotone-Catanzaro. In più, Presidente, tutto ciò mentre il ministro Salvini, fra un moito e l'altro al Papete e fra un tentativo di far cadere il governo e riuscirci purtroppo anche, mentre noi ci occupavamo di cose serie e lui andava in giro a bere il mojito, noi abbiamo ripristinato una delle più grandi infrastrutture del sud Italia, il porto di Gioia Tauro, un porto destinato al fallimento. Abbiamo evitato che venissero licenziati 377 dipendenti grazie alle nostre strategie politiche, tutto ciò mentre lui era a farsi campagna elettorale. E oggi vengono qui e fanno anche il sarcasmo sul ministro Toninelli, che lavorava 18 ore al giorno, non era in campagna elettorale perenne. Per cortesia. Come lo siete sempre stati voi. Abbiamo stanziato per cortesia, con l'emendamento Autino 6 milioni di euro per il retroporto. Questi sono i risultati che abbiamo portato voi, mentre voi eravate in costante e perenne campagna elettorale, e da allora ad oggi le cose non sono cambiate.